Veniva rinvenuto questo sacchettino in cellophane con all'interno delle confezioni di sostanze stupefacenti del tipo marijuana, avvolte all'interno di carta alluminio, già pronte per lo spaccio. All'interno dello zaino, sempre dello stesso soggetto tratto in arresto, veniva rinvenuta una cassafortina chiusa a chiave, ovviamente il soggetto arrestato aveva solo lui la chiave, con circa 50 confezioni dello stesso tipo, sempre di sostanza stupefacente del tipo marijuana, pronti per lo spaccio. Sui passeggeri invece veniva rinvenuto, su uno dei due passeggeri venivano rinvenute le due canne già pronte, con all'interno già sostanza stupefacente del tipo marijuana mista a tabacco, e una confezione sempre di marijuana ceduta poco prima. Sul terzo soggetto invece all'interno del veicolo venivano rinvenute altre due confezioni di sostanza stupefacente, sempre dello stesso tipo, confezionata anche allo stesso modo, poco prima ceduta dal soggetto tratto in arresto. Mentre all'interno dell'abitacolo del veicolo veniva rinvenuta questa lattina di Coca-Cola, apparentemente una normale lattina di Coca-Cola da 33, ma alterata nella parte superiore. Come possiamo vedere, una leggera pressione, il tappo viene via e nella parte interna è stato ricavato un vano in plastica dove occultare sostanze stupefacenti, anche qui del tipo marijuana. Da tenere presente che la lattina di coca ha lo stesso peso di una normale lattina di coca, quindi è stata rivestita con del gesso all'interno, altra sostanza analoga, in modo da trarre in inganno i militari operanti. Mentre presso l'abitazione venivano rinvenuti questi chilum, utilizzato per fumare la sostanza, e questo oggetto che è un tritatabacco, ma in questa circostanza viene utilizzato per tritare sempre la marijuana. Infatti si può vedere all'interno, si possono vedere delle tracce ancora di marijuana. Veniva prima tritata e poi preparata, quindi un'attività ben organizzata per lo spaccio di sostanze stupefacenti, ed è per questo che, trattandosi di arresto obbligatorio previsto dalla 380 CPP, codice di procedura penale, veniva tratto in arresto in relazione all'articolo 73 del DPR 309 del 90.